sempre emozionante aprire il Festival della Mente, tanto più lo è quest'anno e lo è stato lo scorso anno. Abbiamo parlato di origine, di idee, della nostra cultura, delle nostre scelte, delle parole. Banalmente pensiamo all'origine della scorsa e di questa edizione del Festival della Mente. Era incerta, proprio per il momento che stiamo vivendo. Abbiamo però sempre avuto, insieme a Fondazione, la chiara idea di volerlo realizzare, lo abbiamo realizzato e credo che questo abbia accresciuto il valore già straordinario del Festival di un messaggio importantissimo. Sarzana non si arrende, la cultura sarzana non si arrende, andiamo avanti dall'origine al futuro. Con l'animo sicuramente pieno di soddisfazione e di felicità per aver potuto fare un festival con la presenza del pubblico. Quest'anno è il 18° anno del Festival della Mente, è un momento in cui possiamo anche dare un'occhiata a quello che è stato fatto in tutti questi anni e quello che ci porta più soddisfazione è il vedere che il pubblico in quasi un ventennio non ha mai fatto mancare al festival la sua presenza importante e il suo affetto. Per alcune conferenze i biglietti sono stati venduti nel giro di pochissime ore, qualcuno nel giro di pochi minuti per alcuni appuntamenti, che significa che il festival ha sempre un grande affetto da parte della gente che ha bisogno della cultura come crescita per la comunità. Quindi la cultura, nonostante passino gli anni, cambino sicuramente le situazioni nel mondo, è sempre un elemento indispensabile per la crescita dell'uomo ed è importante che le fondazioni nei vari territori contribuiscano non solo al mantenimento ma alla crescita di questi appuntamenti culturali. La parola origine è il fil rouge che unisce tutti e 22 gli incontri di questa 18esima edizione del Festival della Mente. Origine è un concetto caro al Festival proprio perché fin dalla sua prima edizione si è occupato di come nascono le idee, come nascono i processi creativi. E l'augurio che facciamo a questo festival è che proprio attraverso il concetto di origine si riesca a conoscere il passato e a comprendere il presente e la realtà che ci circonda, ma soprattutto che interpretando origine come sinonimo di nascita o di rinascita, attraverso le parole dei relatori riusciamo a immaginare un futuro nuovo, diverso e una società più giusta, più equa e più umana.